Ultimo turno del campionato nazionale dilettanti, serie D, girone B da Karate Brianza. Gli ultimi 90 minuti di un campionato che potrebbe non finire per il Legnago Salus di mister Orecchia. Ricordiamo squalificato al suo posto Sergio Andreto, allenatore in seconda. Si è partiti in questo momento agli ordini del signor Gersini di Genova, coadiuvato da Grondona e Basile di Savona, il primo, di Genova il secondo. Per quello che è, appunto, dicevamo, l'ultimo turno del campionato nazionale dilettanti. Legnago che gioca sul campo della Karatese. Karatese che occupa una posizione di classifica un po' problematica, quota 32, sicura di disputare i play-out. Legnago invece che è a quota 51, appaiato a Dolgina Tese ed Insubria. Diciamo subito che in caso di arrivo a 54 a pari punti, quindi di vittoria di tutte e tre le contendenti, andrebbe a qualificarsi subito l'Insubria, mentre Dolgina Tese e Legnago dovrebbero spareggiare in gara secca in campo neutro la settimana prossima. La vincente poi andrebbe ad affrontare il primo turno dei play-off contro la seconda classificata di questo campionato il mercoledì 18 di maggio. Andiamo a leggervi le formazioni delle squadre. La Karatese con ben 9 diffidati fa ampissimo turnover per risparmiare i pezzi grossi per i play-out. Schiera Bestetti tra i pali, quindi Barzotti, Buonanno, Filadelfia, Paonessa, Pedotti, Placida, Rebuscini, Simone, Storno e Volpini. Attenzione adesso al cross proprio per il numero 9 Simone, anticipato dalla difesa del Legnago che spazza con Beghin. Il Legnago, dicevamo, con mister Andreetto in panchina. Schiera Pinzan tra i pali, quindi Beghin, Trevisani, Guardigli, Friggi, Giacomazzi, Zerbato, Acà, Corrazzola, Deinite e Nicola Valente. A disposizione del tecnico Cortellazzi della Karatese troviamo Novembre, Corti, Fioroni, Giosuele, Scaccabarozzi, Sciannamea e Semeraro. In panchina per il Legnago invece abbiamo Bersan, Carminati, Trinchieri, Pigaiani, Vezzù, Bedoni e Casetta. È un Legnago che quindi riparte con lo schieramento che vede Correzzola là davanti, supportato da un centrocampo folto. È Guardigli adesso in possesso di palla. Ricordiamo che il Legnago deve anche vendicare la rocambolesca sconfitta dell'andata 5-4 per la Karatese. Karatese che ha un bilancio interno tutto sommato difficile, 5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, ma le ultime 3 sono state tutte sconfitte. In casa l'ultimo successo 3-1 contro l'Alzano Cene, 0-3 col Pontisola, col Cantù. È una squadra che ha fatto molta molta fatica, quella della Karatese, qui tra le mura amiche, e non c'è arrivato di poco. A cavallo della mezz'ora, potenziale occasione per il Legnago che adesso comunque insiste. Zerbato, la palla per Correzzola che prova in velocità, Correzzola il destro, va a bloccare Bestetti. La tribuna del 25 aprile chiede al portiere della Karatese di accelerare la ripresa del gioco. Buonanno va a cambiare sulla destra, cerca la partenza di Barzotti. I fischi, i mugugni della tribuna di Karate Brianza, giocata davvero da dimenticare questa di Buonanno, che peraltro aveva un cambio di campo tutto sommato semplice per Barzotti, c'era una fascia completamente libera di fatto. Bene così per il Legnago che tenta di ripartire tra i mugugni del pubblico di casa. Correzzola, solito movimento da maestro, la palla dentro per Acà. Vediamo che è dentro l'area di rigore, cerca l'uno contro uno, il tocco dentro, Valente! Nicola Valente! 1-0 Legnago! E arriva il gol di Nicolino Valente, importantissimo! Con sapienza dei Nite, peccato, con un buon servizio poteva essere una bella azione. Va a recuperare così la Karatese che tenta di farsi rivedere con Buonanno. Difende il pallone dall'arrivo, dal pressing di Beghin. Cerca un bel colpo di tacco per Simone. Attenzione perché è una bella azione, questo è il pallone lungo! Errore clamoroso di Buonanno. Ancora Buonanno, va a mettere giù il pallone. Lo smista sulla destra per Barzotti che ha un po' di spazio. Il cross ancora è buono, tagliato, Filadelfia! Pinzanne il miracolo! Calcio d'angolo per la Karatese. Là ai 25 metri va ad appoggiare per Rebuscini, Stefano Acà bravissimo in pressing, spezza l'azione della Karatese, arriva il duplice fischio di Gersini, primo tempo che finisce qui, si va al riposo sull'1-0 per il Legnago, la marcatura fin qui è di Valente al 33esimo. Quasi tutto pronto agli ordini del signor Gersini di Genova per la ripresa delle ostilità sul campo della Karatese, stadio 25 aprile, 0-1 Legnago al riposo. Decide fin qui la marcatura di Nicola Valente al 33esimo del primo tempo. Ancora Rebuscini, il tocco per Paonessa, vede bene, c'è spazio per Barzotti che prova il destro, attenzione Pinzan in due tempi. Si è disimpegnato bene anche in questo caso.
Andrea Pinzan, portierone legnaghese, che nel primo tempo in un paio di occasioni, dicevamo, ha salvato tutto. Attenzione per adesso a Correzzola, perché la posizione è regolare. Correzzola contro Bestetti. Correzzola! Gol numero 28 in campionato. Il 2-0 di Gianluca Correzzola. Siparietto simpatico con Fernando Gaspari, che mi mima il quasi. Siamo quasi al 100%, ma cosa fondamentale è il punteggio quest'oggi. E Legnago sta trionfando al 25 aprile di karate. Attenzione a Correzzola, che prova a partire in velocità su Pedotti. Correzzola, Correzzola! Gol straordinario di Correzzola, che giocatore! 29 gol, 3-0 Legnago. Con grande calma, senza forzare, Legnago, che sta cercando anche di dosare energie preziose per quello che sarà il proseguimento del suo campionato. Il caldo, peraltro, con questo sole che picchia tantissimo, non fa venire gran voglia di scatti fino al 95esimo, per cui insomma punteggio di 3-0, se la sta giochicchiando un po' la squadra di Andretto in attesa del 90esimo e del fischio finale. Ricordiamo che per il momento mancano 13 minuti più recupero. Tanto Bomber Correzzola, che abbandona il terreno di gioco e guadagna la via degli spogliatoi. Doccia meritatissima negli occhi e nella mente, oltre al primo gol, la perla vera e propria del 3-0. Gol strepitoso. Ora prova il tiro da fuori. Philadelphia si accartoccia benissimo. Pinzane va a bloccare. Non voglio essere troppo ottimista o andare in barba alla scaramanzia, ma l'Olgin attese sicuramente è qualcosina meglio. Aspettiamo quindi la finale di tutte le partite. Finisce intanto qui a Karate Brianza col Legnago che spugna il 25 aprile. Karatese ai playout. Legnago male che vada allo spareggio con l'Olginatese. Sbanca 3-0 lo stadio di Karate Brianza, con i gol nel primo tempo al 33esimo di Valente e nella ripresa nel giro di 2 minuti al terzo e al quinto la straordinaria doppietta di Correzzola, che raggiunge quota 29 gol in campionato e quindi blinda l'accesso, male che vada agli spareggi, per il suo grandissimo Legnago. Pronti per il terzo tempo a centrocampo, ringraziamo infinitamente Fernando Gaspari per le riprese. Da Emilio Ripari l'appuntamento ai playoff a questo punto è il più cordiale. Arrivederci.